A Napoli si dice a Natale tutti scorz e a Pasqua tutto molliche. Lei fa parte delle molliche della Pasqua. A pizza piena napoletana. Salve a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo la pizza chiena napoletana, ovviamente nella mia versione. Parliamo di pizza, quindi impasto pizza. Va bene qualsiasi impasto di pizza. Io vi faccio un esempio in questo video. Vado a fare a mano perché è facilissimo. Quindi in un recipiente farina, sale e zucchero. Mescoliamo farina, sale e zucchero giusto un poco. Mettiamo l'olio, sostituibile a qualsiasi altro grasso, tipo margarina, burro o olio non d'oliva, come ho messo io nel video, ma olio di semi o altro. Adesso ci bricioliamo il lievito nell'acqua e lo inseriamo nella farina. Inserito il lievito e l'acqua all'interno, possiamo già impastare. Ottenuto un impasto, passiamo sul tavolo. Trascorsi 5 minuti di impasto, l'impasto è pronto perché è facilissimo. Lo mettiamo di nuovo in un recipiente con farina. Usiamo lo stesso recipiente che abbiamo fatto l'impasto. Pellicola. Adesso facciamo lievitare il triplo del proprio volume, mettiamolo a calduccio. A temperatura almeno superiore ai 20 gradi, quando sarà il triplo del volume, più o meno impiegherà con questa quantità di lievito un 4-5 ore, sarà pronto. Adesso prepariamo il ripieno. Ci sono tante versioni soltanto con le uova. Io utilizzo un po' di ricotta delle uova per far essere un composto più cremoso e non proprio affrittata. Quindi inseriamo in un recipiente la ricotta. Adesso aggiungiamo salumi e formaggi. Io preferisco molto piccoli perché così sono più piacevoli al palato. Mescoliamo ricotta e salumi. Adesso le uova. Per ogni uovo calcoliamo un pizzico di sale e un pizzico di pepe per ogni uovo. Inseriamo le uova nella ricotta e salumi. Per una lavorazione più facile andiamo di frusta. Vediamo il composto è liquido, ma nello stesso tempo è cremoso, quindi è perfetto. L'impasto è perfetto. Andiamo a lavorare sul tavolo con mattarello e farina. Diamo giusto una pirlatura in questo modo, giusto per darlo forza. Andiamo a tagliare la pasta. 2/3 ci servirà per la base più la parte laterale e 1/3 ci servirà per il coperchio. Andiamo a tagliare. Quindi teglia 22, massimo 24. Stendiamo la parte più grande che sarà la base della pizza. Se l'impasto vi risulta nervoso, fatelo riposare un po' e poi stendete. Vado a mettere l'impasto all'interno. Buchiamo il fondo con una forchetta.
Come vedete la teglia non ho messo né burro né olio sotto, perché fisicamente si deve sformare obbligatorio l'impasto della pizza da qualsiasi teglia. Ovviamente se avete un dubbio potete sia imburrare che infarinare o mettere olio, quello che volete. Adesso inseriamo il ripieno all'interno. Vi do un consiglio, fate i salumi piccolissimi, così abbiamo un ripieno che ovviamente è più denso, mentre se fate pezzi troppo grandi si separano troppo le uova dai salumi e quindi viene veramente una frittata. Quindi coperchio, stendiamo. Sempre farina abbondante. Un consiglio, se fate una pasta di pizza troppo asciutta, potete avere il problema che prima di tutto non rimane morbida per diverso tempo, secondo è che si può staccare il coperchio dalla base. Andiamo a cospargere i bordi con albume d'uovo, acqua, quello che volete, tranne burro e olio ovviamente, perché sono dei grassi e non si va a attaccare il coperchio sulla base. Ciò mettiamo il coperchio. Io vi indico sempre un po' di pasta in più, non succede niente, 50 grammi di pasta, però si va più comodo a lavorare. Adesso facciamo lievitare per un'oretta circa, fino a che ovviamente si vede che va a lievitare di più e la possiamo infornare. Ecco, la pizza è lievitata, andiamo a infornare a temperatura di 200 gradi, forno statico, lo mettiamo al primo piano basso del forno in modo tale che si cuoce bene anche sotto. Dopo circa 55-60 minuti la pizza è pronta. Quando è ben fredda andiamo a sformare. Ovviamente la pizza il giorno dopo è molto più riposata, è molto più stabile al taglio. Io vado a mangiare perché... Mm.